Ciao a tutti, oggi parliamo di traduzioni. Tradurre un libro è una delle più grandi aspirazioni per un autore indipendente. I motivi possono essere molti, ad esempio si può voler tradurre un libro per accedere a nuovi mercati, che possono essere più grandi del nostro mercato di riferimento, il mercato italiano. Si possono diffondere meglio le proprie idee, si può migliorare il proprio personal brand e quindi in sostanza si può guadagnare di più. Qualunque sia la ragione che ti spinge a voler tradurre il tuo libro, sicuramente la traduzione è una fase molto delicata e come tale deve essere affrontata in maniera seria. Ci sono molti modi per ottenere una traduzione. Il primo sistema è quello di pagare qualcuno per tradurre il nostro testo. Il secondo è quello di provare a trovare un modo per ottenere una traduzione gratuita. Per quanto riguarda i servizi a pagamento, si possono trovare molti traduttori freelance su piattaforme dedicate come Fiverr, sulle quali basta scrivere qualcosa come book translation e si troveranno moltissimi traduttori che offrono questo servizio per prezzi diversi. Ad esempio su Fiverr si possono specificare le opzioni. Ad esempio, voglio tradurre un libro dall'italiano all'inglese, basta specificarlo qui per restringere la ricerca. Posso specificare addirittura di che tipo di libro si tratta, ad esempio potrebbe essere un romanzo, un libro di letteratura, e scegliere ancora se il servizio che sto cercando debba includere altri servizi aggiuntivi come il proofreading o la formattazione o la trascrizione. Per esempio posso applicare questi filtri e così restringere il campo e trovare diversi traduttori. Ad esempio questa offre per soli $110 una traduzione di un documento fino a 20.000 parole consegnato in 7 giorni, con in più anche il proofreading, e si tratta di un venditore level 1, quindi non è male come offerta. Tuttavia oggi non parleremo di questo, perché ciò di cui voglio parlare invece è come tradurre gratuitamente il nostro libro. E prima di iniziare, come al solito, se non l'avete già fatto, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Se vi piacciono i video come questo, che parlano di marketing, di business online e di self-publishing, sarete prontamente aggiornati ogni volta che ne caricherò uno nuovo. Ma andiamo all'argomento di oggi. La prima possibilità per chi vuole tradurre il proprio libro e non si vuole affidare ad un'agenzia a pagamento o a un freelance è quella di fare da solo la propria traduzione. Naturalmente non tutti potranno farlo, perché per fare questo è necessario avere delle ottime conoscenze della lingua di destinazione. A dire il vero, se si vuole tradurre efficacemente un libro, si dovrebbe conoscere la lingua di destinazione come un madrelingua o quasi. Ragion per cui si può ben capire che fare da soli non è un'opzione accessibile per tutti e soprattutto non per tutte le lingue, perché può capitare che qualcuno conosca benissimo la lingua inglese e decida di fare da solo la propria traduzione del libro in lingua inglese, ma poi non conoscerà altre lingue come potrebbe essere lo spagnolo, il portoghese o il cinese. Quindi questa opzione non è per tutti. Inoltre, fare da soli la propria traduzione è un lavoro molto oneroso che comporterà un grandissimo dispendio in termini di tempo. Io che ho provato a tradurre da soli i miei libri, e l'ho fatto, mi sono reso conto che in effetti ho dedicato più tempo alla traduzione di un libro dall'italiano all'inglese che alla stesura del libro stesso nella lingua originale, ovvero in italiano. Quindi fare da soli non è effettivamente un'opzione a costo zero, perché
anche se non dovremo pagare nessuno per tradurre il nostro libro, comunque dovremo dedicare in questa attività moltissimo tempo e quel tempo avremmo potuto spenderlo facendo altre cose. Quindi ha un costo, anche fare da soli ha un costo e non è da considerarsi come un'opzione del tutto gratuita. E questo discorso vale nel caso in cui si voglia fare veramente tutto da soli, cioè nel caso in cui si voglia tradurre a mano, manualmente, senza l'ausilio di nessuno strumento informatico, il libro, come si faceva una volta, soltanto con l'aiuto di un buon dizionario e delle proprie conoscenze. Bene, per fare da soli, per fortuna però, esistono degli strumenti informatici di vario tipo che rendono il processo molto meno lungo, molto meno faticoso e fondamentalmente meno costoso. Quindi andiamo all'opzione numero 2, cioè se si vuole tradurre gratuitamente il proprio libro facendo da soli, si può utilizzare un traduttore automatico. E qui già so che molti di voi staranno rabbrividendo perché sanno benissimo, magari hanno visto, i risultati che si ottengono con i traduttori automatici più comuni. E in effetti anche io non posso darvi torto perché ciò che si ottiene con Google Translator molto spesso fa rabbrividire. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire intanto quali sono le opzioni disponibili. Dal momento in cui ne abbiamo parlato, andiamo a vedere appunto come funziona il traduttore di Google. Ecco, si arriva al traduttore di Google a questo indirizzo, translate.google.it, penso che tutti voi lo abbiate utilizzato almeno una volta nella vita, è in grado di rilevare automaticamente la lingua che possiamo copiare e incollare all'interno di quest'area di testo, dove abbiamo 5.000 caratteri a disposizione, quindi se vogliamo tradurre un intero libro tramite questo strumento dovremmo farlo un pezzettino per volta, ma proviamo a inserire all'interno di questo campo la favola dei tre porcellini e vediamo che succede. Ecco fatto, appena ho inserito il testo in italiano, ho ottenuto la traduzione dello stesso testo in inglese. A un primo sguardo, per chi non conosce benissimo la lingua, questa potrebbe sembrare come una traduzione perfetta, ma di sicuro, come spesso accade, ci saranno delle imprecisioni perché il traduttore di Google non è perfetto. In ogni caso, qui abbiamo un testo in inglese abbastanza tradotto in maniera grezza che possiamo utilizzare come base di partenza per un passaggio successivo. Quindi il traduttore di Google può essere una prima fase del processo, ma di sicuro non ci possiamo fermare qui perché conterrà di sicuro degli errori. Un altro traduttore automatico meno conosciuto ma che funziona secondo me meglio di Google, perlomeno dall'italiano all'inglese, è DeepL. E questo è un traduttore che funziona gratuitamente così come Google, basta andare all'indirizzo deepl.com e inserire il testo. Posso copiare e incollare lo stesso testo della favola dei tre porcellini e ottenere la traduzione. Ora, qui posso scegliere anche tra inglese americano o inglese British, ma non lo farò, ci sono anche altre lingue a disposizione e volendo potremmo anche confrontare le due traduzioni, quella di Google e questa di DeepL, ma non lo farò. Certo è che in entrambi i casi abbiamo un file grezzo che, come dicevo, possiamo utilizzare come base di partenza, possiamo perfezionare, perché anche questo, seppur secondo me migliore di Google, conterrà delle imprecisioni, delle imperfezioni. Per migliorare ancora questo testo e renderlo veramente quasi perfetto, abbiamo bisogno di ulteriori strumenti. E uno degli strumenti di cui voglio parlare si chiama Grammarly, anche questo è molto conosciuto.
Tanto per cominciare, copiamo il nostro testo e lo andremo dopo ad incollare dentro Grammarly per correggerlo ulteriormente. Ecco, Grammarly si trova all'indirizzo grammarly.com, lascerò il link in descrizione e si può accedere gratuitamente, lo facciamo in diretta, quindi cliccando su questo pulsante accedo con Google, utilizzando il mio account ed eccomi dentro Grammarly. Posso dire che utilizzo per altri progetti, mi chiede se lo utilizzo per scuola, per lavoro, per altri progetti, dico di utilizzarlo per altri progetti e vado avanti. Ora clicco su New. Possiamo bypassare questa guida introduttiva e posso incollare il testo tradotto di prima. Ora, come possiamo vedere, Grammarly ha identificato una serie di errori che erano nel testo tradotto con i traduttori che abbiamo utilizzato in precedenza. E non sono necessariamente degli errori grammaticali, ma semplicemente sono degli errori, a volte sono anche grammaticali, ma spesso sono degli errori lessicali, cioè sono degli errori anche di forma logica. Un inglese vero o un americano vero non avrebbe scritto la frase in quel modo. Allora, qui ho tutte le traduzioni, le correzioni suggerite da Grammarly che posso eventualmente accettare. A volte si tratta soltanto di aggiungere una virgola o di sostituire una parola. Cliccando sulle varie parole che vedo evidenziate di volta in volta qui a sinistra, posso correggere. Ad esempio, questa forma non è adatta perché, volendo, c'è anche una spiegazione. Il contesto di questa frase suggerisce che il verbo dovrebbe essere in una forma diversa. Allora mi conviene cambiarlo per come mi suggerisce Grammarly. Posso fare tutte le correzioni del caso ed avrò quindi un testo alla fine ripulito, che è stato tradotto in un primo passaggio con Google Translate o con DeepL e che è stato successivamente rivisto e corretto nella sua forma complessiva tramite Grammarly. In questo modo il mio testo è sicuramente molto migliore rispetto al testo che avevo in origine. Qui a destra abbiamo degli indicatori che mi dicono un punteggio complessivo che dice quanto sia efficace questo testo, quanto sia corretto, ci sono ancora due errori da correggere, quindi la barra ancora è rossa, quanto sia chiaro, in questo caso è molto chiaro, e quanto sia coinvolgente, anche quanto sia comprensibile. E poi ci sono dei suggerimenti premium che in questa versione gratuita non sono accessibili e che riguardano per esempio la scelta delle parole oppure l'uso di frasi poco chiare, frasi con troppe parole, ma per avere questi suggerimenti dovrei utilizzare la versione premium, cosa che al momento non abbiamo fatto. Esiste anche un sistema per farlo, ma per brevità non ve ne parlerò nell'ambito di questo video. Mentre invece vorrei parlarvi di un altro strumento simile a Grammarly, ma secondo me anche migliore, per fare lo stesso lavoro. E questo strumento si chiama Instatext, si trova all'indirizzo instatext.io ed è veramente eccezionale, un po' come Grammarly, ma molto meglio. E si può accedere gratuitamente, anche se è uno strumento a pagamento. La versione gratuita ha delle limitazioni, in particolare sul numero di parole che si possono tradurre. Vediamo come funziona. Intanto ci registriamo. Io per farlo utilizzo
un'email temporanea che ottengo da quest'altro sito, tempmail.org. Non devo fare altro che copiare l'indirizzo dell'email temporanea, inserirlo qui dentro, scegliere poi una password e aderire ai termini e registrarmi. Ah, devo mettere anche il nome. Ok, l'email è stata già registrata perché forse l'ho usato in precedenza. Allora, non devo fare altro che accedere come ho fatto prima. Ok, sono loggato ed eccomi all'interno di Instatext. Qui c'è un breve tour che possiamo anche vedere. Ci fa vedere come funziona. Una volta inserito il testo, si può cliccare su Improve Text e avremo un'elaborazione del testo con tutti i suggerimenti. E come si può vedere, non si limita a correggere gli errori grammaticali, ma suggerisce proprio le parole migliori o la costruzione della frase migliore, la costruzione e le parole che utilizzerebbe un madrelingua. Si possono accettare i cambiamenti cliccando su questo tasto a sinistra, oppure si possono anche rifiutare, eventualmente cliccando sulla X. Ok, terminiamo il tour e andiamo a vedere cosa succede sul testo che abbiamo tradotto in precedenza. Ecco, questa è la traduzione di Google Translate. Del testo dei tre porcellini la possiamo copiare e la andiamo a incollare dentro Instatext. Ecco qua, clicchiamo sul tasto Improve Text ed ecco qui la traduzione corretta. Possiamo scegliere se vogliamo un inglese British, UK, oppure se voglia, o americano, US, scelgo UK, e se anche lo stile deve essere formale o informale. Diciamo che vogliamo uno stile informale. Ok, ed ecco fatto. Ecco le traduzioni, o meglio, ecco le correzioni. Come si può vedere, sono tantissime e riguardano non soltanto la forma, ma anche i verbi utilizzati. Per esempio, nella traduzione di Google, qui era stato utilizzato il verbo to tell, one day their mother told them. Invece, Instatext mi suggerisce di utilizzare quest'altra forma, one day their mother said to them. Inoltre, cancella delle parole che sono ridondanti perché sono utilizzate più volte e modifica la costruzione della frase. E sostituisce anche delle parole con altre. Qui c'è strengthened e lo sostituisce con fortified. Al posto di instead, si preferisce utilizzare on the other hand. Al posto di would need, he needed e così via. Si può decidere di accettare tutte le revisioni, come già visto, e riportarle qui dentro. Volendo, si può anche ripassare la revisione un'altra volta e si avranno degli ulteriori cambiamenti. Così abbiamo un testo in lingua inglese che è sicuramente molto più vicino, forse non sarà ancora perfetto, ma sicuramente è molto più vicino al testo che potrebbe scrivere un madrelingua. Bene, questa era la parte più lunga del video di oggi, nella quale vi ho voluto fare vedere come si può
fare da soli la traduzione anche tramite l'ausilio di questi strumenti molto utili che ci consentono eventualmente di correggere gli errori. Andiamo a vedere però quali sono le altre strade percorribili, sempre se vogliamo ottenere una traduzione gratis. Ecco, ci sono altre vie, per esempio quella più antica, l'antica via del baratto. Beh, come si può fare questo? Beh, ad esempio offrendo qualcosa in cambio della traduzione, quindi se conosciamo qualcuno, una persona di cui ci fidiamo, che è in grado di tradurre perfettamente il nostro libro nella lingua in cui vogliamo, possiamo offrirci di dare qualcos'altro noi in cambio e quindi di ottenere la traduzione in cambio di una nostra differente prestazione. Molto spesso i traduttori che si trovano su Fiverr o su piattaforme di freelance come appunto Fiverr o Upwork sono anche scrittori e quindi potrebbero avere interesse loro stessi a realizzare un libro nella nostra lingua. Allora, per me fare una traduzione dall'inglese all'italiano potrebbe essere molto più semplice che tradurre dall'italiano all'inglese. E per un inglese potrebbe essere la stessa cosa a fattori invertiti. Quindi se riuscisse a individuare un autore che è anche traduttore inglese madrelingua, capace di tradurre dall'italiano all'inglese, ma non altrettanto bravo dall'inglese all'italiano, potrei proporgli questo servizio. O meglio ancora, potrei addirittura pensare di tradurre interamente il mio libro con i servizi che vi ho mostrato prima e poi contattare un autore inglese chiedendogli di correggerlo, quindi lui riceverebbe un testo già in inglese che dovrebbe essere soltanto corretto, non tradotto. La stessa cosa potrebbe fare lui con noi, traducendo quindi il suo libro dall'inglese all'italiano in maniera automatizzata tramite gli strumenti che abbiamo visto prima e poi chiedendo a me di correggerlo. Ecco, questa è un'altra strada, è un vero e proprio baratto che ci consente, con un po' di lavoro, di ottenere la traduzione senza spendere nulla. Un altro modo, a dir vero molto interessante, per ottenere gratuitamente la traduzione del nostro libro è utilizzare BubbleCube. Che cosa è BubbleCube? Ecco, BubbleCube è un sito, ve lo faccio vedere direttamente. Ecco, è questo sito raggiungibile a bubblecube.com sul quale possono iscriversi tanto gli autori e gli editori quanto i traduttori e appunto questa piattaforma mette in collegamento autori ed editori che vogliono far tradurre i propri libri con i traduttori. Detto in parole molto semplici, gli autori e gli editori possono stipulare un contratto con i traduttori in base al quale poi sulle vendite del libro tradotto ognuno avrà la sua percentuale e il sito stesso BubbleCube si occuperà di mettere in vendita il libro su tutti i principali canali, non soltanto Amazon ma anche Kobo, tutti i canali possibili e disponibili nei vari paesi. E alla fine sarà la piattaforma stessa a pagare le royalty a editori e traduttori trattenendo per sé una parte. Per capire meglio come funziona si può vedere questa guida, questo per quanto riguarda gli autori, e qui è descritto tutto il processo. Prima di tutto bisogna assicurarsi di avere i diritti sul libro, ovviamente, creare un account. Dopodiché bisogna inserire una sorta di annuncio del libro in cui si illustra il libro, si spiega anche quanto ha venduto nel suo paese di origine, perché potrebbe convenire tradurlo in un'altra lingua. Bisogna cercare insomma di invogliare i traduttori che diventano potenziali partner commerciali veri e propri. E una volta fatto questo si riceveranno delle offerte dai traduttori
che molto spesso sono delle vere e proprie agenzie di traduzione, quindi dei professionisti che fanno questa cosa per lavoro. Si può quindi scegliere il traduttore che più ci piace e stipulare con lui un accordo di traduzione e di distribuzione. O meglio, bisogna che entrambi, sia il traduttore che l'autore, accettino l'accordo di traduzione e di distribuzione standard di Babel Cube, che è questo. Ne possiamo vedere già una copia, ma ovviamente non lo vado a leggere tutto perché sono diverse pagine, ma se intendete servirvi di questo strumento vi consiglio di leggerlo. Fatto sta che una volta fatto questo si riceverà un'anteprima delle prime pagine tradotte e si avrà anche l'opportunità di fare delle revisioni, dare dei suggerimenti e eventualmente se si ritiene che la qualità della traduzione non è buona, si può anche rifiutare il lavoro senza nessuna penalità. Lo stesso processo di revisione si può fare una volta ottenuto il lavoro finale e a questo punto non si deve fare altro che preparare il libro per la distribuzione e Babel Cube lo distribuirà in oltre 300 canali di vendita che includono anche Amazon, Apple e anche distributori locali specializzati. Quindi è interessante perché Babel Cube non soltanto si propone di fare la traduzione, cioè di metterci in contatto con i traduttori che faranno la traduzione, ma anche diventa il distributore del libro e lo distribuirà in moltissimi canali diversi. Alla fine ci riconoscerà delle royalty e per capire come sono suddivise le royalty tra noi, Babel Cube, e i traduttori dobbiamo andare a vedere su questa pagina. Allora, il servizio chiaramente è gratuito, non si paga nulla per usufruire di questo servizio, però quello che ricaveremo, la percentuale di royalty che ricaveremo è diversa a seconda di quanto si vende il nostro libro tradotto. Lo schema è questo. Per ricavi inferiori a $2,000 l'autore percepisce il 30%, il traduttore il 50% e Babel Cube il 20%. Se si supera questa cifra, quindi per la cifra, l'importo che va dai $2,000 ai $5,000, incrementa la percentuale dell'autore e diminuisce quella del traduttore, mentre Babel Cube si trattiene sempre il 20%, quindi tra $2,000 e $5,000 l'autore ricava il 45% e il traduttore il 35%. Tra $5,000 e $8,000 il grosso va all'autore e al traduttore il 15%, e questa cosa è ancora più evidente per ricavi superiori agli $8,000. Ovvio che sono casi particolari, ma che possono verificarsi specialmente nel mercato americano, dove si vendono moltissimi libri. Considerato che appunto Babel Cube non costa nulla, potrebbe essere una strada interessante da percorrere. Vi consiglio quindi di andare a visitare questo sito e di vedere come funziona. Un ultimo sistema che abbiamo a disposizione per tradurre il nostro libro senza pagare nulla, almeno all'inizio, è quello del royalty sharing, ed è una cosa di cui in parte abbiamo già parlato perché anche Babel Cube si basa su questo stesso meccanismo. Volendo però si può trovare un accordo più semplice senza necessariamente utilizzare delle piattaforme strutturate come Babel Cube. Quindi se conosciamo un traduttore in grado di tradurre il nostro libro nella lingua di destinazione che più ci piace, possiamo provare a proporgli al posto del pagamento una condivisione delle royalty.
E lì gli accordi possibili possono essere differenti. Ci si può accordare con il traduttore, per esempio, per avere il 50% delle royalty ciascuno, oppure si possono trovare accordi diversi e più strutturati anche in modo simile al piano a scaglioni che abbiamo già visto su Bubble Cube e che propongono altre piattaforme. Importante però in questo caso è mantenere sempre la proprietà dei diritti. È necessario che noi autori manteniamo i diritti dell'opera senza cederli del tutto al traduttore, al quale riconosceremo però una percentuale sulle royalty. Questa strada è sicuramente percorribile, ma probabilmente non tanto semplice, perché se non ci si muove tramite l'ausilio di una piattaforma come potrebbe essere Bubble Cube, intanto è più difficile trovare la persona a cui rivolgersi e poi bisognerà stipulare un contratto, mettersi d'accordo, considerando che si tratta comunque di persone che probabilmente parlano lingue diverse, sarà anche un po' difficile. Come al solito vi ringrazio per la visione e vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e a attivare le notifiche. Se vi piacciono video come questo che parlano di marketing, di business online e di self-publishing, sarete prontamente avvisati ogni volta che ne caricherò uno nuovo sul mio canale. Ciao!